che è iniziato tutto malissimo e quindi sarà senz'altro di buon auspicio. E pazienza, oggi è andato tutto storto, sarà dovuto al fatto che ho fatto il vaccino. In effetti non volevo farlo, avrei dovuto pensarci meglio. Saluto tutti e benvenuti e appena abbiamo le slide, nessuno escluso, il profilo del docente inclusivo. Io e Caterina da anni lavoriamo e cerchiamo di studiare, leggere, aggiornarci per quel che riguarda soprattutto i DSA. Il discorso dell'inclusione e quindi appena Maddalena ci mette le slide, che però non vedo, potremmo cominciare. Intanto comincio col presentarmi io sono Paola La Sala, sono una docente di scuola primaria, lavoro a Chieri ormai da 35 anni. Faccio parte del GIS e ho incontrato il CESEDI nella mia vita professionale intorno agli anni 90. Ne ho fruito di moltissimi corsi di aggiornamento finché sono diventata parte del GIS, ossia a forza di vedermi lì si sono accorti di me e io ho continuato a lavorare con loro. È un gruppo molto stimolante che ha veramente segnato la mia carriera professionale in quanto ci sono persone decisamente preparate che sono state molto molto generose con me. Quindi approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i colleghi per questo lavoro intenso di questi anni e per questa crescita che per me ha voluto dire moltissimo. Mi riferisco a Bruna, a Danila, a Rachele, a Gianni, ad Angelo e a Marina che insomma sono venute dopo, però insomma a Carmelo, a un sacco di colleghi con cui ho lavorato moltissimo. E da un anno sono tutor coordinatore ad UNITO, scienza della formazione primaria, mi occupo degli studenti del secondo e terzo anno e passo la parola a Caterina. Buonasera, sono Caterina. Non parlo più del CESEDI, dove ho trovato veramente anch'io una buona occasione di miglioramento. E devo dire che da sempre mi sono occupata di questi bambini problematici, proprio facendo il corso di ortofrenica, lavorando come sostegno, lavorando nella scuola elementare. Poi passando nella scuola primaria ho continuato sempre ad interessarmi, aggiornarmi di questi problemi di inclusione. E nella mia così, formazione devo dire che sono stata promotrice di un progetto sulla lettura fatta ad alta voce in classe. Perché secondo me è proprio molto molto importante che i bambini DSA, ma anche gli handicappati, ma anche gli stranieri, ma anche i normodotati, abbiano l'opportunità di ascoltare la lettura di un libro letta da un insegnante con una giusta prosodia. È proprio importante questa tecnica, questo lavoro che continua ad avere successo. E boh, cominciamo il lavoro. Paola, accendi il microfono perché non ti sentiamo.
Avrei voluto inviarti il link del Mentimeter, poiché avrei chiesto a tutti i partecipanti di iniziare scrivendo una parola associata al concetto di inclusione. E se andate su www.menti.com e poi cliccate su questo, indicate questo codice, vediamo se io riesco a mandare la mail a Maddalena. E se voi cominciate a collegarvi, Maddalena potrebbe farvi vedere la nuvola di parole. Ecco qua. Allora, intanto che Paola fa questo, vi ricordiamo che per poter avere accesso a Mentimeter basta andare su menti.com, www.menti.com, e non dovete registrarvi, non dovete fare nulla, vi viene semplicemente chiesto di inserire questo codice, quindi potrete poi direttamente andare a scrivere quali sono le parole che associate al concetto di inclusione. Ti ho mandato la mail, Maddalena, con il codice. Guarda un po' se riesci. L'idea era quella di creare una nuvola di parole riferite all'inclusione prima di iniziare il nostro viaggio all'interno di questo concetto. Riesci, Maddalena? Se no, andiamo avanti. Eccola qua. Guarda che io lo vedo di là, se riesci, cioè io sto vedendo le parole. Paola, ho soltanto il link nella mail, quella diciamo di Gmail, mi ha inviato solo la Jamboard e non ho un'altra. Strano. Allora, aspetta, te l'ho appena te l'ho inviato da Tiscali. Guarda un po'. Sempre su Gmail, perché sai che Sì. abbiamo Io tre indirizzi mail. menti. Sì, c'è il Maddalena Marilena Zaffettieri, come ti ho. Ah, forse Me l'ha inviata su Unito? no. No, no, no. Guarda, ti inoltro di nuovo, credo su Gmail. Maddalena, io sto già vedendo le parole a Hotmail, te l'ho inviata, scusa. Ok, allora sull'altro, non c'è problema, vado sull'altra posta, nessun problema. Ok, io vedo già le parole, qualcuno ha scritto libertà, qualcuno ha scritto accoglienza, condivisione molti perché è più grande, uguaglianza, affidabilità, compartecipazione, appartenenza, scambio, democrazia, amicizia, equità, rischio, diversità, accoglienza, scambio, accettazione, unicità, mano tesa, comunità, partecipazione. Riesci a Paola, io con il link ho solo accesso alle stringhe, come se dovessi compilarlo, come partecipante. mannaggia, niente. Se poi vuoi fare solo uno screenshot e me lo mandi, io Sì. lo condivido. Ok, perfetto, mi sembra una buonissima idea. Vediamo. Ok. Apri. Si modifica continuamente, ne mandiamo magari una parte e poi intanto io comincio. Ok, copia. Benissimo. Bene. Scrivi. Incolla. Maddalena. Maddalena. Ecco qua. Vado. Ok, questa è una parte, credo sempre su Hotmail, Maddalena.
Benissimo. E poi partiamo perché sennò non stiamo nei tempi, Maddalena. Al limite lo fai vedere dopo. Ok. Ah, eccolo qui. Ecco, Eccolo qui. queste erano tutte le parole, è continuamente in costruzione, e poi magari lo vediamo alla fine. Faccio un altro screenshot mentre parla Caterina. Perfetto. Allora, Maddalena, se ritorniamo alle slide, grazie. Allora, Vedete? no, vediamo ancora lo screenshot di prima. Ok. Non riesco a capire perché non debba funzionare. Ok, benissimo. Viaggio nella dimensione dell'inclusione. L'idea questa sera era di prima concettualizzare il concetto di inclusione, poiché ci rifacciamo a nuovi modi di considerare l'inclusione, poi di parlare di differenziazione didattica, di nuovi orizzonti didattici, quindi ci caleremo un po' nell'aspetto più pratico e poi chiuderemo il nostro viaggio con il profilo del docente inclusivo. Le varie tappe di questo viaggio sono intervallate dall'aspetto narrativo. Abbiamo pensato io e Caterina che sarebbe stato importante intervallare la presentazione più, diciamo, teorica con il racconto delle storie delle persone che sono coinvolte nell'inclusione, dall'insegnante agli studenti. Allora, cominciamo con diversi modi di concettualizzare il concetto di inclusione. Abbiamo due categorie di definizioni, una definizione più stretta e una definizione più larga. Mi spiego, la definizione più stretta è quella riferita più si riferisce più agli alunni con bisogni educativi speciali. Invece la definizione più larga si riferisce all'inclusione rispetto a tutti gli allievi di una classe. Ci rifacciamo due modelli teorici, Göransson, svedese, quindi è difficile pronunciarlo, e Nyholm, che propongono quattro categorie di definizioni in ordine gerarchico, nel senso che man mano la prima include quella che viene dopo e così via. Abbiamo un concetto di inclusione a cui siamo più abituati, no? Come placement, quindi posizionamento degli alunni BES nelle scuole di tutti. Poi abbiamo una definizione di inclusione come risorsa efficace rispetto ai bisogni di apprendimento e di partecipazione degli alunni BES. E invece ultimamente si è fatta strada l'idea, il concetto di un'inclusione come risposta efficace ai bisogni di apprendimento e di partecipazione di tutti gli allievi, fino ad arrivare a un concetto di inclusione come modo per creare comunità. E come vedete, noi siamo di solito abituati, vai pure Maddalena, siamo di solito abituati al concetto, all'idea di inclusione legata ai BES. Quella che stasera io e Caterina vorremmo presentarvi è la nostra idea di inclusione, che è quella che racchiude le scelte didattiche e metodologiche che rendono l'offerta didattica di una scuola efficace per tutti gli allievi, non solo per quelli BES, sia riferendosi al potenziale di apprendimento, sia alla possibilità di vivere in modo significativo la vita sociale e comunitaria della scuola. Io e Caterina abbiamo sposato questa idea di inclusione decisamente più ampia.
Cosa implica? Implica questa idea di inclusione che ci sia un rapporto fra la didattica generale e la didattica inclusiva. Entrambi sono centrate su azioni educative tese all'apprendimento e alla partecipazione, di cui ci occupiamo con la didattica nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione. Cosa la didattica inclusiva offre? Dà alla didattica più generale il principio di equità. Il principio di equità è quel famoso principio che fa sì che a tutti venga dato ciò di cui si ha bisogno e quindi ha superato negli anni l'idea che a scuola fosse vivo il principio di uguaglianza. Quando diciamo è importante che tutti i ragazzi abbiano le stesse opportunità. Questo principio è decisamente superato. E ora nella scuola è vivo il principio di equità e l'insegnante cerca di dare attraverso la proposta didattica ciò di cui gli allievi che ha di fronte hanno bisogno. E questo in persona quello che è il principio della varietà umana, quindi del fatto che la diversità è, sei andata indietro, Maddalena. Indietro, sì. Avanti. La diversità, soprattutto nell'apprendere, quindi è la normalità. E inoltre che il fatto che la pluralizzazione della scelta didattica debba venire non a posteriori, come siamo abituati a fare, quindi come adattamento di una proposta a quei bambini che hanno delle difficoltà, che hanno un modo di apprendere diverso da tutti gli altri. Ma l'idea di realizzare la differenziazione didattica è proprio quella che la pluralizzazione delle scelte avvenga a priori. Quindi io insegnante, quando progetto pensando alle differenze nei modi di approcciarsi all'apprendimento, di elaborare, di essere anche coinvolti, vedremo dopo, di tutti gli studenti. Vai pure. Maddalena, ora do la parola a Caterina che a questo proposito, quindi sul ruolo dell'insegnante, ci legge la testimonianza di un insegnante. Cosa pensa? Che è un po' quello che pensiamo tutti, credo, prima di entrare in classe. Allora, prima di entrare in classe, questa è una testimonianza, preparo per domani un'attività che prevede un momento di comprensione del testo. Nella classe c'è Jonathan, un alunno con sindrome di Down, per il quale, con l'insegnante di sostegno, abbiamo facilitato il testo riducendolo a poche frasi breve e arricchendolo di immagini. Tra i ragazzi della classe c'è anche Lisa, un'alunna con dislessia. Per lei ho controllato di avere un file PDF che possa essere letto con la sintesi vocale. Infine, per Ismail, che sta imparando l'italiano da circa un anno, ho predisposto un piccolo glossario dei termini, che credo essere nuovi per lui. Ho lavorato tanto. Eppure, non sono sicura che questo mio sforzo di adattamento sia davvero la via per l'inclusione. Jonathan, Lisa, Ismael si sentono diversi, in qualche modo trattati in modo speciale e preferirebbero non dover fare qualcosa di diverso, di differente dai compagni. Io mi sento frustrata perché, nonostante abbia già preparato tre adattamenti al testo, mi rendo conto che fra gli altri alunni ci sarebbero tanti altri bisogni di cui non sto tenendo conto. E questa è proprio un po' la nostra problematica, che abbiamo
i bambini certificati, bambino straniero, lavoriamo, ci prepariamo, è veramente un lavoro sempre più impegnativo quello dell'insegnante, però gli altri li consideriamo senza problemi e questo non è sempre così. La classe ha altri problemi, magari legate anche all'affettività, legate all'impegno, legate a problemi di famiglia, di proprio Dunque, poche possibilità di lavoro scolastico. questo succede quindi perché abbiamo un'idea di differenza associata a quella della difficoltà. Quindi hanno diritto a misure di personalizzazione o di individualizzazione solamente coloro che rientrano in determinate categorie. E quindi le categorie le conosciamo tutti, tutti gli alunni hanno dei bisogni educativi, ce ne sono alcuni che hanno dei bisogni educativi speciali e quindi si dividono in tre categorie, quindi i bambini con disabilità che sono tutelati dalla legge 104 per i quali viene steso un piano educativo individualizzato, poi abbiamo i bambini con disturbi evolutivi specifici e sono quindi i DSA e poi i disturbi di linguaggio, i disturbi legati anche all'autismo quando non rientra nella legge 104 e a partire dall'anno scorso, dall'aprile 2019, viene contemplato anche nella legge, contemplati nella legge e tutelati dalla legge 170 anche i plus dotati. Sono un fenomeno della cui presenza in classe si parla da pochi anni. Sono quei bambini che hanno un profilo cognitivo molto alto, per i quali basta un piccolo stimolo affinché superino il livello avanzato e che di solito hanno un profilo sociale molto problematico, hanno atteggiamenti provocatori. Sono bambini che si annoiano, sono i bambini sotto rendimento e quindi quei bambini che noi di solito classifichiamo come incapaci di stare attenti perché non mi guardi, invece quelli fanno sempre qualcos'altro, potrebbero addirittura fare altre attività, probabilmente se ne riconoscessimo la presenza in classe. Le percentuali di presenza in classe sono comunque le stesse dei DSA, quindi vuol dire che uno barra due bambini nelle nostre classi hanno delle capacità decisamente elevate, che però non riconosciamo in quanto i bambini hanno un sotto rendimento. Per questi bambini, dicevo dall'aprile dello scorso anno, è possibile attraverso una relazione del team compilare il PDP e quindi questo ci dà la possibilità di come dire, pensare per loro alcune attività specifiche non per compensare le difficoltà, ma per potenziare, rispondere alle loro abilità. E poi ovviamente abbiamo i bambini in svantaggio, quindi la necessità di differenziare in classe, di attuare la differenziazione didattica è assolutamente decisiva perché le classi hanno situazioni molto diversificate. La pluralizzazione dell'offerta formativa e la valorizzazione delle differenze individuali sono argomenti che da qualche anno i nostri pedagogisti italiani prendono in considerazione. Vi cito Morganti e Bocci, D'Alonso, Demo, Cornoldi. De Beni, il gruppo MT,
Garner già addirittura da tempi precedenti. E a questo proposito io vorrei parlarvi stasera di due modelli di riferimento secondo noi molto interessanti che si basano sull'idea della valorizzazione delle differenze di tutti gli allievi. Da un lato abbiamo Tomlinson, mi hai tolto il Tomlinson, e dall'altro abbiamo l'Universal Design for Learning. Ebbene, Tomlinson nel 2014 ci diceva che le classi si differenziano per tre parametri: la prontezza, readiness, che vuol dire proprio la capacità cognitiva, la prontezza cognitiva dei bambini di fronte alle conoscenze e alle abilità che richiediamo rispetto ad un nuovo apprendimento. E quindi è importante per l'insegnante conoscere, osservare la situazione della classe per tarare bene e declinare quelli che sono gli obiettivi di apprendimento. Ma non solo, le classi si differenziano al loro interno per gli interessi. Pensate a quanti temi, curiosità, quali tipi di problemi potrebbero invogliare i nostri studenti a trovare soluzioni. E poi abbiamo l'ultima parte che è il profilo di apprendimento e quindi lo stile di apprendimento. Mariani nel 2000 ci parlava già dello stile di apprendimento come di un modo di appropriarsi dell'apprendimento che diciamo è tipico rispetto ai nostri allievi. Si delinea proprio durante lo sviluppo fino all'adolescenza e quindi non è già definito per esempio nella scuola primaria, però ci sono delle preferenze che i bambini, gli allievi usano a livello di percezione, di elaborazione, di immagazzinazione e recupero delle informazioni. Quindi ogni allievo utilizza un canale sensoriale preciso per percepire gli stimoli, elaborarli e per produrre una risposta. Dunque, quali sono questi canali sensoriali? Allora, abbiamo bambini che prediligono il visivo verbale, quindi che hanno una preferenza per la lettoscrittura. E poi abbiamo, e quindi l'insegnante per valorizzare lo stile questo stile di apprendimento dovrebbe. Mi rimetti la diapositiva Maddalena perché ho detto solo uno dei quattro, perfetto. E per stimolare lo stile, no? Per valorizzare lo stile di apprendimento, dovrebbe stimolare, per esempio, il fatto che questi allievi prendano appunti, possano riassumere per iscritto, prendere nota delle istruzioni e dei compiti, cioè potremmo valorizzare questo loro stile cognitivo facendo particolari richieste, tipo elencare per iscritto ciò che si desidera ricordare, istruzioni, spiegazioni scritte. Poi invece abbiamo quei bambini che invece prediligono un canale visivo non verbale e quindi ragionano il famoso visual learning. E quindi dovremmo stimolare questi allievi e valorizzare questo tipo di stile di apprendimento usando disegni, mappe, parole chiave, usare colori nei testi per evidenziare le parole proprio chiave e anche nelle mappe per evidenziare, per esempio, i contenuti in ordine gerarchico. Oppure sfruttare gli indici testuali prima di leggere un capitolo e creare immagini mentali di ciò che viene ascoltato e o letto, che è un modo utile per loro per recuperare i contenuti. E poi invece abbiamo coloro che prediligono l'ascolto.
Quindi noi potremmo stimolare il prestare attenzione alle spiegazioni in classe, sfruttare il recupero e la verbalizzazione delle conoscenze pregresse su un argomento, richiedere spiegazioni orali, registrare le lezioni a scuola e trasformare, per esempio, le pagine di un libro in formato audio affinché loro possano ascoltare, utilizzare audiolibri per leggere e diventa utile a questo punto lavorare in coppia con un compagno, in modo che si riescano ad aiutare a valorizzare lavorando insieme. E poi abbiamo la parte, io avevo trovato questo disegno della mano, cinestesica. Pensate a quanto diventa importante per questi bambini che imparano dal fare esperienza, per esempio utilizzare delle prove di verifica in cui si debba trasformare in pratica ciò che si è studiato, la famosa applicazione, suddividere i momenti di studio da quelli di pausa, aiutare questi bambini ad essere più concentrati quando a scuola si usano altri canali sensoriali e poi creare mappe e diagrammi. Insomma, la sfida dell'insegnante è proprio quella di utilizzare strategie che siano il più possibile adeguate e consone ai modi di elaborare e di percepire l'informazione degli allievi. A questo proposito, Maddalena, se vai avanti, mi sembra sempre. Ah, ecco, qui abbiamo ancora lo stile cognitivo, quindi i modi di elaborazione dell'informazione che la persona adotta in modo prevalente, e soprattutto quando deve cimentarsi nei compiti e nelle richieste. Lo stile cognitivo è proprio quello che raccoglie quelle che sono le strategie cognitive che i nostri allievi usano di fronte alle nostre richieste, di fronte ad un compito. È molto interessante perché se uno va a cercare questi modi e queste strategie cognitive scopre che in classe ha modi molto diversi di elaborare l'informazione. Allora, abbiamo studenti che si avvalgono di una strategia cognitiva, di uno stile cognitivo globale o analitico, quindi che alcuni funzionano meglio se si presenta loro un quadro d'insieme, altri invece funzionano meglio se si parte da singoli particolari. Poi abbiamo coloro che hanno modi più sistematici, quindi una variabile per volta, oppure intuitivi, e quindi a cui è più consono fare ipotesi. Poi abbiamo i bambini che hanno uno stile verbale o visuale, quindi per i quali per alcuni è più facile lavorare per riassunti, per associazioni verbali, per altri invece per immagini, schemi, rappresentazioni grafiche, organizzatori grafici. Poi abbiamo chi è più impulsivo e quindi ha una visione più sincopatica, non, più divergente. Chi invece è più riflessivo, preferisce procedere con una cosa dopo l'altra. Chi è più dipendente dal contesto e chi invece è decisamente più autonomo. E poi ovviamente chi converge, chi diverge, quindi chi segue più una logica e chi invece apprezza e elabora meglio l'informazione se avviene attraverso modalità creative. E quindi mi sembrava importante, per esempio, puntare l'attenzione su quello che è il profilo di un bambino con disturbo di apprendimento. Come preferisci agire? Senz'altro le informazioni passano da un canale visivo
e non verbale. Di solito quelle visive sono processate meglio e ha buone capacità uditive e cinestesiche, e che naturalmente bisogna potenziare per essere sfruttate. E vi è una predisposizione all'uso del canale uditivo. Pensate quanto è importante per un bambino di SA sviluppare l'ascolto, che va proprio allenato come potenziamento di strategie di lettura che non avviene con gli occhi, ma che avviene con le orecchie. È molto importante. E poi, per quanto riguarda le abilità cinestesiche, può essere utile durante le lezioni allenare gli studenti a prendere, per esempio, appunti grafici, visto che l'aspetto più di scrittura di solito è deficitario. Abituarli a spiegare i contenuti attraverso degli esempi, con esercitazioni pratiche. E di solito lo stile di apprendimento di un bambino di SA non è verbale e soprattutto, cosa da tenere presente, ha uno stile cognitivo globale. Questo significa che coglie con fatica le informazioni in sequenza e quindi ciò è dovuto al fatto che pensa in modo visivo. Di conseguenza, un ritmo incalzante, di presentazione delle consegne e delle richieste non è adeguato a un bambino di SA, ma, dobbiamo supportare la sua memoria di lavoro. Di solito ha un pensiero divergente, quindi è capace di trovare soluzioni creative ai problemi se, l'autoefficacia è forte. Cioè, se siamo in grado noi di far capire a questi bambini che possono utilizzare strumenti per l'elaborazione, che è il loro punto debole, diversi da quelli dei propri compagni. Bene, ecco che cosa si prova quando si impara diversamente. A te la parola, Caterina. Allora, questa è di nuovo un'esperienza pratica vissuta da un ragazzino della seconda media, insomma, e secondaria di primo grado, che ha avuto proprio il coraggio di raccontare che cos'è per lui la scuola, come lui vive questa situazione scolastica. Era un tema dal titolo Che cosa provi verso chi ottiene a scuola, nello sport o in altre attività risultati migliori dei tuoi? Provi invidia? Ammirazione? Cerchi di imitarlo o ti senti frustrato? Racconta. E lui ha avuto questo grosso coraggio. Inizia. La scuola. Un edificio dentro il quale fai molte conoscenze, ti diverti e aumenti la tua cultura. Ma noi ragazzi la vediamo come un enorme mostro con i denti velenosi, lingua infuocata, occhi rosso sangue, pronta a sbranarti in un sol boccone. Ma non per me. La scuola è innocua, sono le cose al suo interno a renderla feroce. Tutti ne parlano, tutti li odiano, hanno fatto piangere centinaia di bambini. Sono piccoli numeri dai lati taglienti e gli angoli spinosi, pronti a ferirti, ma non la faccia o le braccia. Colpiscono in pieno mare, facendoti sentire uno schifo. Ma quello che ti fa più di tutto stare male sono i voti degli altri. Facciamo un esempio. Tu martedì hai la verifica di francese. Tua mamma sa che è una delle tue bestie grame. Allora, sabato, domenica, lunedì, lei è disposta ad aiutarti a studiare. Tu ci metti tutto l'impegno che riesci, non ti stacchi nemmeno un attimo dai libri, persino ti sogni le parole la notte. Tu sei sicuro di aver studiato, pronto a fare la verifica. La verifica inizia.
un'ora per rispondere a tutte le domande. Il frastornante suono della campanella ti avverte che hai ancora pochi secondi per rispondere alle ultime domande, però sei obbligato a consegnare. Allora ti alzi con il cuore che batta mille, posi la tua verifica sulla pila giusta e torni a sedere. Il martedì seguente la prof entra facendoti un sorriso velenoso. Il primo pensiero è la fine. Il secondo pensiero non è ancora detto. Il terzo, quello decisivo. Se è andata male, come ci resterà mia madre? In un secondo ti scorrono in mente tutte le possibili reazioni che può avere e nello stesso tempo tutte le punizioni che ti potrebbero capitare addosso. La prof appoggia la tua verifica sul banco, tu la impugni saldamente, la volti e vedi scritto in rosso 5. Alla prima vista di quel vuoto il cuore si comprime e ti manca per qualche attimo il respiro. Poi volti lo sguardo e vedi il tuo compagno che sorride così tanto da strapparsi quasi la pelle delle labbra. Alla fine dell'ora ti si presenta davanti chiedendoti del voto. Tu gli dai la notizia e lui inizia a ridere, sbattendoti in faccia la sua verifica con un grande 8 rosso. Ma come si permette? La voglia di dargli un pugno è tanta, ma viene placata immediatamente dall'invidia e dalla voglia di piangere. Ma anche queste emozioni vengono placate dalla frustrazione, un'enorme frustrazione. La storia continua, però questa era la parte principale. La morale è che i voti ti spezzano l'allegria e la voglia di vivere. Perché un ragazzo esce da scuola triste? Per i voti. Perché un altro ragazzo esce da scuola infuriato nero? Per i voti. Ormai i voti sono parte della tua vita. Li vedi, li senti, sempre dal mattino alla sera, persino in alcuni videogiochi ti danno un voto. Invece nello sport, se qualcuno è più bravo di me, non me ne faccio un dramma perché so che se lui è più bravo di me in qualcosa, io sono più bravo di lui sicuramente in qualcos'altro, perché nessuno è perfetto. Invece io vorrei essere perfetto nella scuola, così i miei genitori sarebbero orgogliosi di me, sempre, e non una volta sì e quattro no. Questo tema che ha scritto, che insomma abbiamo poi rivisto insieme, aggiunto, fatto, mi fa proprio pensare come il ruolo della famiglia in questo caso è stato importante. La reazione dei compagni non è stata una reazione positiva, non una reazione di inclusione, da dire ti aiuterò, ti starò vicino, ci prepariamo la prossima volta insieme. No. E poi questa assegnazione dei voti. In effetti lui mette proprio in evidenza, ha avuto il coraggio anche di scrivere queste cose, di dirmele anche a voce, abbiamo poi fatto insieme una cosa, di questi voti che in effetti, specialmente per questi ragazzini così difficili, che hanno questi problemi di disortografia, di dislessia, sono proprio da prendere in considerazione, magari dando un pochino più di tempo, magari diminuendo il carico della verifica. Beh, ci sono questo tema, questo scritto ti fa proprio pensare che dobbiamo in qualche modo cambiare anche il nostro modo di far scuola, aiutarli, aiutarli. Ok, Ok. bene. Bene. Allora, vi Allora, avevo vi avevo parlato, Caterina, chiudi il microfono, grazie. Vi avevo parlato di due concettualizzazioni. Uno era quella di Tomlinson,
Caterina, devi chiudere il microfono per cortesia. Credo. Ok, e poi avevo parlato dell'Universal Design for Learning, in italiano PUA, progettazione universale per l'apprendimento. Si basa anche la PUA sulla valorizzazione delle differenze, non solo quelle dei bambini con bisogni educativi speciali. E quindi, dice l'Universal Design for Learning, potremmo pensare delle lezioni, progettare delle lezioni che valorizzino le differenze già, per esempio, a partire dal modo con cui si percepiscono le informazioni e le rappresentazioni. Vedremo dopo, io vi farò degli esempi pratici su quali strategie poter usare sia a livello di percezione, sia nel modo di elaborazione, come elaborano le attività e come esprimono le conoscenze e le competenze, perché decidere che la prova per far vedere quanto tu hai imparato è di un tipo o di un altro determina spesso l'esito della valutazione. E quindi non solo, ma dice l'Universal Design for Learning, è importante che l'insegnante si ponga il problema anche di accompagnare gli allievi e del modo con cui sono coinvolti nell'apprendimento. Quindi, cosa significa fare questo? Significa differenziare, quindi mettere a disposizione modi diversi di affrontare uno stesso contenuto o di sviluppare le competenze. E vuol dire anche per un insegnante accompagnare gli allievi ad esplorare modi diversi. Questo significa, per esempio, a me succede, io ho un bambino di SA in seconda che si chiama Thomas, e quando facciamo il dettato, tutti hanno il loro foglio. Thomas invece ha un foglio dattilo scritto, lui in realtà è anche contento, in cui ci sono già delle parole in stampatello, oppure ci sono le lineette al posto delle lettere. E visto che io do a tutti il foglio e a lui do quel foglio, in modo che alcune parole, quelle che lui saprebbe scrivere bene, sono già scritte e quindi lui non resta in ritardo, mentre si concentra su quelle parole più difficili, per le quali io divido la riga in trattini, in modo che ogni trattino corrisponda a una lettera e lui riesce decisamente bene a scrivere. E un giorno Aurelio, che invece è un bambino al limite della plusdotazione, dice: "Ma perché maestra lui ha quel foglio?" E la mia risposta è stata: "Perché lui fa meglio il dettato quando utilizza questo modo, impara meglio in questo modo." E poi ce ne sono altri, bambini che hanno per esempio, che decidono di scrivere il dettato in stampatello, e sono loro a decidere se vogliono utilizzare il corsivo o lo stampatello. Credo che l'importanza di creare all'interno della classe, la possibilità di dire che la differenza è proprio differenza, sia nel modo di apprendere che nel modo di proporre da parte dell'insegnante. Quindi valorizzare le differenze, dare la possibilità di vivere insieme esperienze che siano per tutti una risorsa, che vuol dire prevedere l'interazione con contenuti diversi, prevedere di elaborare modi diversi per il proprio processo di apprendimento e prevedere di far creare prodotti diversi nello stesso tempo e nello stesso spazio. Bene, abbiamo ancora un'altra esperienza. Vai, Cati. Sentite? Mi senti? Certo, assolutamente sì. Allora, adesso questo libro, poi un altro proprio scritto da esperti in materia. Questo libro si intitola 200 giorni, l'ha scritto Lucia Maria Collerone, ne sono già uscite due edizioni, così. Comunque, lei dice, quando a 16 anni
quindi vado un pochino avanti. Ti ritrovi in classe una nuova insegnante che non riesce a capire il fatto che non sei stupida, ma solo dislessica. Allora, 200 giorni di scuola possono sembrare davvero infiniti. Raccontarsi è il mezzo che ha per esprimere i propri pensieri su ciò che le sta accadendo intorno. E fa alcuni esempi della sua esperienza di alunna. Bellante, ti sbrighi a scrivere? La locomotiva? Mentre, ma cos'hai scritto? L'omocotiva? Ma cancella subito! Mi stai facendo innervosire! Stai mai attenta, mai! Ti distrai in continuazione! Concentrati! Concentrati! Questo per dire. Ora faccio quello che ha detto la maestra. Copio le letterine, così quando le porto a casa tutti mi diranno brava, fantastica, amore, mi diceva entusiasta. Ma mi ci si muoveva tutto. Le righe sembravano onde del mare. Le lettere si spostavano, sparivano, ritornavano, andavano su e giù per il foglio. Mi veniva la nausea, come sul traghetto, e mi bruciavano gli occhi come quando c'entra il sapone. Un altro bel casino sono le parole gemelle, sinistra, destra, vocali, consonanti, ottuso, acuto. Per me distinguere l'uso di queste parole è proprio come quando incontri due gemelli che si distinguono solo per un piccolo e sfuggente particolare. Quanto tempo ci impieghi a capire chi è l'uno e chi è l'altro? Questo è per dire le sue difficoltà. Poi un altro aspetto su cui noi insegnanti dobbiamo stare attenti. Va bene, Bellante, allora prendi l'antologia, capitolo 1, unità A, paragrafo 2, leggi? Allora, aspetta, capitolo 1 e poi troppo veloce, troppa informazione, tutte sdirupate in una volta. Devo chiederlo di nuovo. No, no, no. Cerco di ricordare. Sfoglio, sfoglio. Ma Dio, che caldo, cavolo d'estate che non finisce mai. Autunno, siamo in autunno. Perché deve fare questo caldo assurdo? Sto sudando. Devo chiederglielo ancora. Non me lo ricordo per niente quello che ha detto tutto in un fiato. Coraggio, fai uscire le parole una dietro l'altra. Coraggio. Questo per dire come bisogna dare le consegne lentamente a questi bambini. Un'altra particolarità dell'insegnante dice: si alza e prende il gesso e comincia a scrivere in corsivo. Porca loca maledetta, ma cavolo! Mamma gliel'ha chiesto di usare lo stampatello per la lavagna. Dalla prima lo sanno, ma che gli costa? Lo fanno apposta. Queste proprio sono difficoltà a cui bisogna stare attenti. Riprendiamo il nostro percorso. Bene, quindi detto questo, dicevamo quanto è importante differenziare. Quindi nuovi orizzonti didattici, quindi modi nuovi per affrontare le sfide dell'insegnamento come la valorizzazione della diversità, l'educazione inclusiva, l'uso critico e consapevole delle tecnologie e della comunicazione. E la progettazione universale dell'apprendimento si basa su due concetti importanti, la flessibilità e quindi l'equità, quindi che ogni attività può essere proposta in modo adeguato alle esigenze di ciascuno, evitando un'unica proposta uguale per tutti, e poi la ridondanza, cioè il fatto di progettare interventi personalizzati, prevedendo fin dall'inizio tante forme di fruizione, somministrazione e delle attività, e indirizzando lo studente nella scelta delle modalità più efficaci. Kati, credo che tu abbia il Il microfono microfono acceso. acceso.
Puoi spegnere. Ok, bene, vai avanti, Maddalena. Quindi definiamo meglio questa flessibilità. Cosa vuol dire in pratica? Che io devo essere un po' flessibile negli obiettivi, nelle metodologie, nelle strategie, nei materiali e negli strumenti, che potrebbero essere anche tecnologici, e nelle forme di verifica e di valutazione, cercando nell'innovazione, nella tecnologia digitale, di modificare un po' il mio modo di insegnare. Mi rifaccio qui ad alcuni siti, quali giochi come Learning Apps, World Wall. Ci sono parecchi siti che ci permettono, per esempio, di far lavorare certi bambini mentre altri fanno altre attività. Vai avanti, Maddalena. Allora, il focus della PUA è su tre momenti: il capire, il fare e il coinvolgere, che analizziamo un po' entrando proprio nella pratica. E quindi il capire, visto che la percezione delle conoscenze, dei contenuti è differenziata all'interno della classe, è importante progettare per fare in modo che tutti ricevano e comprendano le informazioni. Quindi dovremmo, per esempio, fornire differenti opzioni di percezione del testo. Quindi pensate alla dimensione, all'interno. In linea. E per la lingua e concentrarsi sia per quel che riguarda le lingue, sia le espressioni matematiche e l'uso di simboli al fine di facilitare la comprensione di codici diversi e pensate a tutta l'importanza di supportare con l'immagine e i simboli le altre lingue, l'inglese per esempio, e poi cercare differenti opzioni di comprensione al fine di fare in modo che si comprenda e si organizzano le conoscenze. E cosa significa? Quali strategie? Come? Allora potremmo utilizzare il libro digitale, il sintetizzatore vocale, le risorse audio, pensate agli audiolibri e al materiale, ai libri liquidi di cui siamo in possesso, ai file MP3, alle registrazioni, i font ad alta leggibilità, favorire attività laboratoriali e manipolative. Fornire il glossario e quindi intervenire con strumenti compensativi in ingresso. Il glossario, per esempio, prima di una lezione di scienze, di storia o di geografia, o pensiamo alla grammatica, diventa importante poter associare, per esempio, ai nuovi termini un piccolo simbolo per riconoscerli, provare a spiegarli a parole o con l'immagine, per poi ritrovarli in quello che è il libro di testo o l'attività che faremo. Vocabolari digitali, come è importante fare in modo che i bambini siano autonomi anche rispetto all'uso della tecnologia a favore dell'apprendimento. Insegnare strategie per la semplificazione e la facilitazione del testo. Utilizzare illustrazioni, diagrammi, video, fumetti, utilizzare organizzatori grafici, ci sono le mappe, ma ci sono la linea del tempo, il diagramma di Freire, per esempio, per definire i concetti. Ci sono tantissimi tipi di organizzatori grafici che veicolano la comprensione o la sintesi, per esempio. Favorire la grammatica dell'anticipazione. E quindi come diventa importante pensare ad alta voce. Quello che sto leggendo, questo titolo, questa didascalia, quindi mi fa pensare che lavorare proprio sull'aspetto dell'anticipazione e poi insegnare strategie di lettura e di memorizzazione. Spesso crediamo che insegnare come memorizzare sia un problema che riguardi la famiglia, che si debba fare a casa. Non è così.
L'insegnante deve prevedere all'interno della sua lezione una parte specifica di richiamo al modo con cui si memorizza, perché la prima memorizzazione deve avvenire proprio in classe. Vai, benissimo, occupiamoci ora del fare. Prima ci siamo preoccupati delle strategie per percepire, quindi tanti modi per produrre, mostrare quello che si conosce e si sa fare. Quindi bisognerebbe avere la possibilità di fornire differenti modi di interagire fisicamente. Non è detto che le attività che bisogna prediligere a scuola sia attraverso la scrittura. Si può disegnare, si può digitare, si può schematizzare, personalizzare il tempo, il ritmo e anche la velocità. E poi si deve personalizzare anche il modo di esprimersi e di comunicare. C'è chi potrà fare il verbale di quello che si è detto con il codice scritto, chi lo può fare attraverso cercando delle immagini su internet oppure facendo dei disegni. E poi sostenere le funzioni esecutive. Vai Maddalena, le funzioni esecutive devono essere assolutamente conosciute dagli insegnanti. Sono quelle capacità cognitive che coinvolgono proprio l'iniziazione, la pianificazione, l'organizzazione e la regolamentazione degli comportamenti. Quindi noi insegnanti abbiamo a che fare proprio con le funzioni esecutive e con il modo con il funzionamento di queste a scuola. E si tratta proprio di processi cognitivi che aiutano l'apprendimento, fornendo al soggetto quelle abilità necessarie a gestire il proprio comportamento di fronte ad un problema e di fronte ad un compito. Foster dice che le funzioni esecutive cominciano a svilupparsi nell'infanzia e la loro maturazione coincide con la maturazione dei lobi frontali, che continua fino all'adolescenza. Le funzioni esecutive sono quindi quei processi che stanno proprio alla base dei nostri pensieri e servono per dirigere e coordinare le nostre azioni. Hanno a che fare con la flessibilità, con la pianificazione e l'attenzione focalizzata, con l'inibizione della risposta. Pensate, io non so se voi avete dei bambini che pensano ad alta voce in classe e quindi costantemente devono dire ad alta voce ciò che stanno pensando, che probabilmente è un'associazione che certe volte con quello che si sta dicendo, che certe volte è azzeccata e aiuta il percorso di apprendimento che si sta facendo, ma che altre volte è completamente fuori strada. Bene, l'inibizione della risposta dipende dalle funzioni esecutive, così come la memoria di lavoro, che è ciò che fa la differenza nell'apprendimento. Quindi quei 2 minuti con i quali io riesco a ricordare quello che ho appena fatto o che è stato appena detto. Vai avanti, Maddalena. Quali attività regolano le funzioni esecutive e che quindi necessitano del supporto, della presa in considerazione dell'insegnante? La pianificazione di strategie di risoluzione nei problemi. Quindi tutto il modo di risolvere un problema dipende dalle funzioni esecutive, il monitoraggio del proprio comportamento. Pensate a chi ha un comportamento adeguato a quella richiesta, a quel compito e chi no. L'inibizione di risposte comportamentali non adeguate al contesto. La capacità, per esempio, di passare rapidamente da un compito all'altro, lo shift, questa flessibilità cognitiva. Credo che tutti abbiano, come me, Thomas, in classe, che quando tutti hanno la matita in mano e siamo pronti per partire, lui è lì che mi guarda, non sapendo bene che cosa deve fare.
E quindi è necessario che io gli dica: ti stiamo aspettando, prendi la matita, e quindi cominciamo a scrivere. Il mantenimento delle informazioni e anche la manipolazione di queste per l'esecuzione di un compito e quindi la memoria di lavoro. E regolano ancora l'aggiornamento delle informazioni, quindi il fatto che io possa aggiungere informazioni a quelle che ho, aggiungendo delle relazioni, la consapevolezza della sequenza temporale degli eventi, la capacità di astrazione, di categorizzazione di stimoli e eventi, la volontà di dare inizio alle azioni, quello che vi dicevo prima, la volizione. L'esecuzione, l'eseguire azioni che richiedono distacco da comportamenti abituali e stereotipati. Di solito faccio così e quindi mi comporto così sempre. Invece ci sono dei comportamenti strategici che noi, e questo atteggiamento dello stare attento al modo con cui uso il mio comportamento deve essere assolutamente oggetto dell'attenzione dell'insegnante, quindi deve essere, l'insegnante se ne prende cura per restituirlo ai propri allievi e il mantenimento dell'attenzione nel tempo. Thomas l'altro giorno mi diceva: io proprio non riesco a stare attento, maestra, non ce la faccio, non ce la faccio. Ho detto: ma guarda, non ti preoccupare, tu vai avanti, fai un pezzettino, io giro tra i banchi e poi torno. Quindi è proprio questa incapacità del quale dobbiamo un po' prenderci cura, accompagnarli, loro diventano poi anche coscienti e trovano delle strategie. Quali strategie per aiutare il fare, quindi dei nostri allievi? Programmi didattici interattivi, personalizzazione del tempo, del ritmo e della velocità. E costruire competenze compensative. Pensate a quanto è importante per l'insegnante insegnare ai propri allievi che è possibile, per esempio, consultare il quaderno per trovare delle informazioni che ci servono. Quindi organizzare il quaderno in un certo modo, magari con una parte nel quale raccogliamo le famose schede dell'aiuto. Quando sono in impasse posso andare a vedere lì. E quindi è importante il fatto che ai bambini sia permesso e sia proprio una strategia per loro utilizzare, per esempio, la documentazione. Utilizzo di modalità alternative di espressione, compiti polirisolvibili e quindi che è possibile che siano risolti con soluzioni diverse, certe volte anche graduate. Fornire correttori vocali, ortografici, programmi di completamento automatico delle parole, sintetizzatore vocali, calcolatrici, registrazioni, software per le mappe. Fornire suggerimenti, modelli ed esempi. È molto importante essere noi a modellare i comportamenti che vorremmo che i nostri allievi mettano in atto. È inutile avere delle aspettative se non le chiariamo, se non le costruiamo queste aspettative, plasmando un po' i comportamenti. Promuovere la competenza interrogativa, il pensare ad alta voce, quanto diventa importante allenare i bambini al pensiero, al sé, all'uso del sé, dell'allora, al procedere quando si deve spiegare qualcosa. Fornire aiuti didattici e organizzativi, quindi c'è di nuovo il riferimento agli schemi concettuali, agli organizzatori anticipati e promuovere strategie per l'autocontrollo e l'autovalutazione. L'autocontrollo è decisamente importante. Attraverso l'autovalutazione, noi possiamo modificare, determinati comportamenti. Certi bambini non si vedono, hanno bisogno di rimandi. Naturalmente di rimandi non giudicanti, ma dei rimandi rispetto a dove sei arrivato, rispetto all'obiettivo che avevamo. E l'autocontrollo fa sì che la diversità sia minore all'interno delle classi. E per ultimo, ma non meno importante,
il coinvolgere, quindi progettare modi diversi per sostenere l'interesse e la motivazione. È importante iniziare le lezioni in modo accattivante. Se vogliamo essere degli insegnanti che trascinano, che fanno sì che la scuola diventi un aspetto, un centro di interesse, dobbiamo essere assolutamente accattivanti. Quindi ottenere l'interesse, ridurre le distrazioni, sostenere la continuità dello sforzo. Prendiamo atto dei loro sforzi e guidiamoli, sosteniamoli e poi sostenere la capacità di autoregolazione, che è quella che i bambini imparano alla scuola dell'infanzia. È lì che imparano, cominciano a capire che è necessario regolare in un qualche modo il proprio comportamento a seconda delle situazioni. E come? Come possiamo farlo? Promuovere attività ovviamente coinvolgenti, attività laboratoriali, usiamo i video, usiamo le immagini, le opere d'arte, troviamo modi per catturare l'attenzione, per essere persone che stimolano, dar voce agli studenti e quindi non essere gli unici a parlare. Variare le attività, le fonti di informazione e di stimoli, fornire compiti che permettano la partecipazione attiva all'esplorazione, quindi la co-costruzione dei concetti partendo dalle misconoscenze che hanno, facendosi raccontare, agganciandoci alle loro preconoscenze, come dice Brunner, utilizzare strategie per mantenere attenzione e concentrazione. L'apprendimento cooperativo, senz'altro il lavorare in gruppo, in coppie, permette di diventare forti, di essere fiduciosi nelle proprie capacità, di pensare di potercela fare anche quando un compito è difficile, il tutoring. Fornire feedback frequenti, non facciamo finta di non vedere qual è il problema, occupiamocene e parliamone con i diretti interessati. L'analisi costruttiva dell'errore, l'apprendimento come co-costruzione. La Lucangeli dice che senza l'errore non sarebbe possibile nessun apprendimento. Dopo lo vediamo. Poi la valutazione per l'apprendimento, quindi la valutazione formativa, non solo la valutazione che misura, ma soprattutto quella che documenta, che racconta dove sei arrivato. L'uso dell'autovalutazione, fornire aiuti, promemoria, liste di controllo, guide finalizzate ad aumentare la concentrazione e il controllo proprio di sé. Ho trovato dei begli esempi anche nella token economy, non so se conoscete, quindi la possibilità di lavorare a rinforzare i comportamenti positivi, fornire guide che aiutino a focalizzare i punti di forza e di debolezza, proporre percorsi di educazione alla resilienza, quindi la capacità di non demordere. E in questo l'insegnante diventa proprio un coach cognitivo, perché aiuta a non perdere l'entusiasmo, a continuare a fare fatica, proporre percorsi di sostegno alla motivazione, alla crescita e all'autostima. Bene, vai Maddalena. Sentiamo un dislessico molto famoso. Vai, Caterina. Famoso. Paola e Caterina, vi do solo come indicazione che sono le 18:30. Abbiamo iniziato un po' dopo, quindi magari andiamo ancora un po' avanti, ma solo per così darvi un'idea dei tempi. Ok, grazie. Allora, Iniziamo. diario di scuola scritto da Daniel Pennac, che era proprio. Andavo male a scuola. Ogni sera della mia infanzia tornavo a casa perseguitato dalla scuola. I miei voti sul diario dicevano la riprovazione dei miei maestri. Quando non ero l'ultimo della classe, ero il penultimo. Evviva! Proprio refrattario di prima l'aritmetica, la matematica, disortografica. Poi
poco incline alla memorizzazione delle date, alla localizzazione dei luoghi geografici, inadatto all'apprendimento delle lingue straniere, ritenuto pigro, lezioni non studiate, compiti non fatti, portava a casa risultati pessimi che non erano riscattati né dalla musica né dallo sport né peraltro da alcuna attività parascolastica. Adesso magari salto e vi dico chi è che l'ha salvato. In questo libro lui dice proprio: venne il mio primo salvatore e fu un professore di francese in prima superiore che mi scoprì per quello che ero, un affabulatore sincero e allegramente suicida. Colpito forse dalla mia propensione ad affinare scuse sempre più fantasiose per le lezioni non studiate o i compiti non fatti, decise di esonerarmi dai temi per commissionarmi un romanzo. Un romanzo che dovevo redigere nell'arco di un trimestre in ragione di un capitolo alla settimana. Soggetto libero, ma targhiera di consegnare i miei fascicoli senza errori di ortografia. Questo professore era un vecchio signore di un'eleganza desueta che aveva individuato il narratore in me. Si era detto che, disortografia a parte, bisognava far leva sulla mia propensione al racconto, se si voleva avere una qualche probabilità di aprirmi allo studio. Io scrissi quel romanzo con entusiasmo, ne correggevo scrupolosamente ogni parola, aiutandomi con il dizionario, che da quel giorno non mi ha più lasciato. Beh, adesso abbiamo l'autocorrettore, ma consegnavo i miei capitoli con la puntualità di un autore professionista di romanzo d'appendice. Per la Ok, prima ok. volta nella mia, no, volevo solo dire questo, che nella mia Ah, carriera comunque. scolastica un insegnante mi conferiva uno status. Esistevo scolasticamente per qualcuno, come un individuo che aveva una linea da seguire e che teneva duro. Mi ha proprio salvato e ha salvato anche tanti miei compagni che hanno avuto aiuto da questi insegnanti che hanno provato, riprovato. Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericoli, hanno capito che occorreva agire tempestivamente, si sono buttati, non ce l'hanno fatto, si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora. E questo è il messaggio: bisogna continuare ad agire, ad aiutarli, a buttarsi, come dice lui. Senti Caterina, visto che siamo in chiusura, io salterei velocemente e Sì. andrei verso la fine. Qui avevamo pensato a elencare il profilo, vai avanti, Maddalena. Avevamo detto allora qual è il profilo di un buon docente, un buon osservatore, vai avanti. Ok, vai. Ancora un buon osservatore per progettare e rispettare le differenze di tutti. Vai, Maddalena, ancora. Realizza lezioni con uno schema, fai vedere veloce il WER, non riusciamo a parlarne dopo. Questo modo di organizzare le lezioni con questo acronimo che aiuta gli insegnanti a fare lezioni adeguate al successo e vai avanti, non abbiamo modo di leggerlo. Usa il cooperative learning, vai avanti, vai Non al fondo, vai, e Cati, non c'è tempo, andiamo al fondo. c'è tempo per cooperative, non importa. Vai con le strategie, le abbiamo già viste. Vai avanti a quella successiva, ancora Maddalena, e arriviamo al fondo, ancora. Ancora. Vai. La Lucangeli, ok, che ci dice, torna indietro solo a quella precedente, Maddalena.
perché mi sembra importante, volevamo concludere proprio così, che una caratteristica del profilo del docente inclusivo è la passione. E la Lucangeli descrive bene nel suo libro che un insegnante appassionato che sorride cambia le traiettorie evolutive del proprio allievo, cioè decide se quell'allievo seguirà un percorso o un altro. E questa è una grossa responsabilità. Vai avanti, Maddalena. Ok, Cati, vai. No, qui. Torna indietro, Maddalena, torna indietro. Qua. Bene, vai, Caterina. Allora, sì, quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il docente inclusivo? È empatico? È convinto che l'inclusione sia un approccio educativo, scusate, valido per tutti? Valorizza le differenze dei propri allievi? Quindi stima, anche le varie capacità? Si prende cura delle loro storie? Associa la parola valutazione, la parola alleanza, considera l'errore una risorsa, dà al tempo una valenza pedagogica, si assume la responsabilità di facilitare l'apprendimento di ogni allievo, come avevo letto all'inizio, è rispettoso dei contesti sociali e culturali e di punti di vista dei genitori e delle famiglie che sono sempre più da prendere in considerazione. Interpreta la collaborazione e la comunicazione con le famiglie come una responsabilità professionale. Ho letto da poco che negli ultimi 20 anni sono raddoppiate queste dichiarazioni di dislessia, bisogna proprio stare vicino a queste famiglie perché la collaborazione è importante. Bene, Maddalena, noi avremmo voluto, se ci fosse stato tempo, far scrivere una riflessione rispetto al discorso che abbiamo fatto. Probabilmente non ce n'è. Ci sono delle domande, Maddalena? Allora, questo finisco con una frase di Pennac. Ogni studente suona il suo strumento. Non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. Questo è sempre Daniel Pennac, sempre nel diario di scuola. Maddalena, ci sono delle domande? Allora vado in chat e Ma non credo, io non ne leggo. diciamo, ci sono sì, diversi ringraziamenti, diciamo, di persone. Io interrompo la presentazione oppure volete la registrazione o volete ancora concludere con qualcosa Ma della qui presentazione? sono i riferimenti teorici, metti l'ultima slide dove abbiamo i ringraziamenti. Chi ha domande vuole scriverci, mi manca una lettera, ho scritto male Paola La Sala, chiocciola, scusate, ho scritto male. E, Pensando. niente.